Ciao, oggi giovedì 27 giugno si è insediato il Consiglio Municipale del 14° Municipio. I nostri eletti sono Marco Terranova e Donatella Iorio. Ciao. Raccontateci, com'è andata la vostra prima esperienza? Bella, emozionante, insomma l'Inno d'Italia a noi ancora ci crediamo, non crediamo moltissimo nelle persone che in questo momento la rappresentano ai livelli più alti dello Stato, ma questo non vuole dire, perché le istituzioni vanno rispettate, perché sono scritte nella nostra Carta Costituzionale, che è il documento più bello che uno Stato possa avere. Anche per me è stato molto emozionante, come abbiamo visto siamo più o meno tutti neofiti e diciamo anche il resto del Consiglio Municipale è costituito da persone che per la prima volta si affacciano diciamo nelle istituzioni, è rimasto ancora qualcuno della vecchia guardia, ma speriamo che comunque il clima sia diverso per continuare i lavori nel Consiglio. Già da oggi abbiamo fatto le prime elezioni sia del Presidente del Consiglio che dei due vicepresidenti, il vicepresidente vicario della maggioranza e quello dell'opposizione. E noi avevamo deciso anzi noi, la rete aveva deciso sul voto che avremmo dovuto diciamo dare oggi per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente, e abbiamo votato il nostro candidato di bandiera, che è qui presente, Donatella Iorio, che ha preso due voti sia come Presidente che come Vicepresidente. Ovviamente non sono serviti, specialmente per il Presidente, perché abbiamo assistito a una prima sorpresa: il Presidente è stato eletto il Presidente del Consiglio con 21 voti che rappresentano praticamente la totalità dei voti della maggioranza e dell'opposizione di centrodestra, tranne due schede bianche. Anche immaginiamo che anche il candidato di Marchini Lio abbia votato per il presidente, diciamo predestinato, che era arrivato col discorso già fatto, quindi era già tutto deciso prima. Non è una cosa che ci piace, però è così, andiamo avanti. Vedremo insomma nel seguito, ma da oggi la prima impressione è quella che in due siamo all'opposizione. Sì, l'opposizione, sì, pensiamo che su 25 consiglieri, tra presidente e consiglieri, sì, 23-2, mi sembra un bel punto di partenza.